Ferdinando Giuliano, segretario della FIM CISL, una visita in Abruzzo. Durante il Covid c'è stata un'emergenza e il settore dell'automotive ne ha risentito molto. Adesso come stanno le cose? La situazione sta un po' migliorando rispetto anche alle iniziative che sono state messe in campo dal governo con tutta la partita relativa all'ecobonus, che ha consentito anche di coinvolgere alcune tipologie di produzione degli stabilimenti italiani. Però non è ancora una situazione molto tranquilla, nel senso che siamo in una fase di leggera ripartenza rispetto a una situazione di totale fermo. Il settore deve ancora stabilizzarsi e noi ci auguriamo che questo sia un elemento di volano, ma è necessario da parte del governo mettere in campo iniziative per quanto riguarda il settore industriale, in particolare il settore dell'auto, che siano di accompagnamento e di sviluppo rispetto a tutto il concetto di mobilità, sia la mobilità elettrica sia la mobilità autonoma, in modo da facilitare il processo di rilancio del nostro settore automobilistico, a partire dalle questioni legate anche al futuro gruppo che nascerà, quello di Stellantis, che è la fusione di FCA e per quanto riguarda PSA, che per noi ovviamente è carico di aspettative e anche di preoccupazioni. Sono molte le opportunità, però è chiaro che come organizzazioni sindacali noi misureremo tutto collegandolo alla questione degli stabilimenti e dell'occupazione. In Abruzzo tante realtà stanno delocalizzando, ci sono diverse vertenze. La Sevele è una realtà importante, forse l'unica che non sta risentendo della crisi. Ecco, da dentro che si dice? No, è chiaro che per noi Sevele rappresenta, tra l'altro, anche nel panorama del settore dell'auto, un elemento veramente importante, perché è uno dei pochi stabilimenti che è a pieno regime, quindi tolta la pausa del Covid sta andando in maniera molto veloce nella crescita, sia in termini di volumi, sta recuperando il periodo perso, sia in termini occupazionali. Il prodotto ovviamente è un prodotto che si spende molto bene, è un prodotto che non ha subito gli effetti del settore dell'auto. È chiaro che rappresenta un elemento di eccezionalità all'interno sia del panorama paese sia all'interno del panorama abruzzese. È chiaro che la situazione del settore metalmeccanico in generale non è così. Noi stiamo ponendo delle questioni anche al governo. La questione del recovery fund è un elemento per noi centrale. Bisogna iniziare a parlare di investimenti di rilancio industriale, non si può parlare solo di ammortizzatori sociali. È chiaro che per poter reinvertire la rotta serve sì il blocco dei licenziamenti, ma in una fase intermedia, poi i licenziamenti bisogna difenderli col lavoro. Per quanto riguarda la turnazione, c'è stata più di una polemica sui nuovi turni orari. Sì, è chiaro che la turnazione per quanto riguarda il settore di Sevele è una turnazione importante e impegnativa. Noi siamo stati impegnati a accompagnare questa richiesta di turnazione all'azienda con delle soluzioni che in qualche modo cercassero, attraverso il meccanismo del riconoscimento di maggiorazione, anche lo sforzo e il disagio che i lavoratori inevitabilmente sono impattati da questo punto di vista. Noi confidiamo ora di arrivare, di uscire da una fase ovviamente emergenziale come quella del Covid, per iniziare un processo, diciamo così, un po' più di tranquillità. Poi dovremmo verificare anche con PSA, perché ovviamente il gruppo diventa un gruppo importante. In Sevele, fino a pochi anni fa, quando PSA aveva fatto il matrimonio con Opel, c'era un sacco di preoccupazioni perché si temevano che quelle tipologie di produzione potessero andare da altre parti. Chiaro che oggi con il progetto PSA-FCA abbiamo un battente importante, lo stabilimento di Sevele diventa prioritario in tutto il panorama della nuova società, e quindi questo dà ulteriore spinta. Quindi per noi è importante, perché è chiaro che sulle questioni delle turnazioni, sugli orari, sulle discussioni che abbiamo perennemente sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi e su quest'altro, sono fatiche che il sindacato ha quotidianamente. È chiaro che diventa drammatico quando non abbiamo più queste fatiche, perché il lavoro non c'è più, le fabbriche si chiudono. Quindi per noi è importante mantenere, presidiare e fare in modo che per il gruppo Sevele continui ad essere un polo importante di investimento.